Eccoci qua, di nuovo pronti a ricominciare a raccontare la storia della nostra città. Benvenuti ad una nuova puntata di Ti racconto Cremona, in compagnia di Cremona 1 e di CRART, Cremona Arte e Turismo. L'uscita di scena del fondulo coincide con una tregua nei confronti di un nemico del Ducato di Milano che era Firenze. Ma con il controllo del Ducato da parte di Filippo Maria Visconti si inaspriscono invece ancora di più i legami con Venezia. Si parla di legami perché comunque c'erano degli accordi di carattere commerciale che riguardavano soprattutto il commercio lungo il fiume Po. Ed è l'acqua che per noi in questo caso diventa elemento fondamentale per raccontare questa parte della nostra storia. Il fiume, il Po, era utilizzato come strada per il commercio proprio che arrivava dai territori della Laguna Veneta, dalle zone d'acqua della Laguna Veneta, dalle saline di Comacchio, e che quindi risultava essere fondamentale anche da un punto di vista strategico economico, non solo quindi come luogo e come strada per strada d'acqua naturalmente per spostarsi, ma lungo la quale appunto navigavano ingenti somme di denaro sotto forma di beni, sotto forma di beni preziosi. E quindi l'acqua diventa qualcosa che deve essere controllato, deve essere dominato, e non solo il nostro fiume. Teniamo conto di una cosa, che il Ducato di Milano e Venezia avevano anche dei confini sulla terra, perché naturalmente il controllo veneziano arrivava anche dalle zone del Bergamasco e del Bresciano a lambire i territori controllati dal Ducato di Milano. Per cui c'erano anche altre strade d'acqua che dovevano essere controllate, tra queste soprattutto l'Adda. L'Adda che con la sua capacità di essere a sua volta strada lungo la quale far transitare i commerci diventava fondamentale. Per cui dicevamo che i rapporti tra Milano e Venezia si inaspriscono, soprattutto nell'area cremonese per quanto riguarda il controllo dell'acqua. Francesco Bussone, il conte di Carmagnola, che fino a poco tempo prima era al servizio dei Visconti, passa a Venezia e appoggia da terra l'avanzata delle truppe d'acqua veneziane. Mentre sulle imbarcazioni dell'esercito visconteo pronti a contrastare i veneziani si trovavano i soldati che erano comandati da un altro soldato, da un altro militare di Ventura, da un altro mercenario che si chiamava Francesco Sforza. L'esito della battaglia volge a favore dei Visconti, che quindi sconfiggono i veneziani e li ricacciano indietro e confermano ancora di più il loro potere, il loro controllo e il loro dominio, non più solo sulla terraferma, ma a questo punto anche sull'acqua. Filippo Maria Visconti riconosce questa grande vittoria e ne riconosce il merito a Francesco Sforza. E riconosce anche nella figura dello Sforza quella di un condottiero capace di sovvertire le sorti delle battaglie a favore di chi lo ha tra le sue fila. E allora non se lo deve lasciar scappare, al punto tale che gli promette in sposa sua figlia. La figlia di Filippo Maria Visconti si chiamava Bianca Maria Visconti. E quando questa ragazzina, 1432, ha 7 anni, nel febbraio dello stesso anno, viene promessa sposa a Francesco Sforza, che all'epoca aveva 31 anni. In questo momento si sancisce un fidanzamento che avrebbe poi portato ad un matrimonio, senza però non dimenticarsi che non era tutta una questione semplice da affrontare, perché, e lo racconteremo tra un po', il carattere di Filippo Maria Visconti era tutt'altro che facile, e anche il suo umore politico
era tutt'altro che controllabile. E questo porterà ad una serie di contrasti prima poi di arrivare a raccontare quello che per noi è uno degli episodi più importanti della nostra storia, cioè il cosiddetto matrimonio ducale, anche se poi tanto ducale non è stato per motivi appunto che poi diremo, quello tra Bianca Maria e Francesco Sforza nel 1441. Era Bianca Maria Visconti e perché Filippo Maria la promette in sposa a Francesco Sforza? Qui la storia è sempre complessa. Bianca Maria Visconti è figlia naturale di Filippo Maria, ma non è figlia legittima. Cosa significa tutto questo? Che non è nata dall'unione matrimoniale, quella canonica, di Filippo Maria, ma è nata dall'unione con Agnese del Maino, che era una delle amanti, era l'amante di Filippo Maria Visconti, per cui è figlia naturale, ma da un punto di vista dell'eredità non è una figlia legittima. Il problema però nella nostra storia è che Bianca Maria rimarrà l'unica figlia di Filippo Maria. Dai due matrimoni che lui avrà ducali, regolari, non nascerà nessun figlio, mentre addirittura dall'unione con Agnese del Maino nasceranno due figlie, Bianca Maria Visconti e una sorella che poi però morirà piccolissima. E quindi Bianca Maria rimane l'unica. A questo punto Filippo Maria, consapevole che l'eredità ducale rischiava di essere compromessa, chiede di poter ottenere un riconoscimento legittimo di Bianca Maria facendo richiesta all'imperatore Sigismondo. Sigismondo all'inizio non è particolarmente convinto di questa richiesta, anche perché pensava e sperava magari di poter rientrare in possesso di questi territori, ma poi nel 1430, anche dietro un pagamento, 1200 ducati, effettivamente poi Bianca Maria Visconti, pur essendo figlia illegittima, verrà riconosciuta come legittima. Di conseguenza potrà ereditare i beni del padre. A questo punto capiamo come è possibile che nel febbraio del 1432 Bianca Maria possa essere fidanzata a Francesco Sforza. E anche come mai Francesco Sforza è molto interessato a questo fidanzamento, perché naturalmente, diventando marito di Bianca Maria, poi lui puntava a diventare il nuovo duca di Milano. Ma dicevamo anche in precedenza che la questione poi non è così semplice, perché Filippo Maria, dopo aver promesso e fatto fidanzare Bianca Maria con Francesco Sforza, poi disattende questa promessa e cambia idea. Perché da un punto di vista politico questa cosa risultava non essere più conveniente, anche da un punto di vista militare. E Francesco Sforza, preso atto del mancato rispetto del patto da parte del duca di Milano, si mette a combattere per i veneziani. E questo cambiamento, naturalmente Francesco Sforza era un soldato mercenario, quindi lui doveva fedeltà solo a chi lo pagava di più. Tutto questo comporterà un ribaltamento delle controversie militari e politiche a favore dei veneziani. Filippo Maria ritorna sui suoi passi e a questo punto non può far nient'altro che acconsentire al matrimonio tra Francesco Sforza e la figlia.
facciamo uno, due, tre passi indietro. È il 25 ottobre del 1441, ormai è autunno inoltrato, la città di Cremona si risveglia piano piano abbracciata da un manto di nebbia. La giovane Bianca Maria Visconti, sedicenne, lascia il castello di Santa Croce per dirigersi proprio qui, in aperta campagna, in una piccola e fatiscente antica chiesa, la chiesa appunto di San Sigismondo. Qui l'attende il promesso sposo, il capitano Francesco Sforza. Forse questo luogo è dettato dalla paura, dal timore da parte dello sposo appunto, che il suocero Filippo Maria, il padre di Bianca, possa in qualche modo tendergli un agguato. Con lui infatti i rapporti sono molto tesi, nonostante anni prima appunto gli abbia promesso in sposa la più giovane dei suoi figli. Un'operazione dettata dalla volontà di legare a sé il più promettente tra i suoi capi militari, appunto. Un capitano che però aveva già alle spalle un matrimonio finito con la morte della moglie e aveva già 40 anni. Ora, ascoltiamo le parole di Giovanni Simonetta, che nella sua Sforziade ci racconta appunto questa giornata. Quando venne la luce di questo giorno, la Bianca, con splendido e tricco apparato, e con la sua compagnia e con gran copia di cremonesi, uscì dalla corte del duca e uscì di Cremona e venne nel tempio di San Gismondo, non lontano dalle mura. Al medesimo luogo venne il conte dal castelletto, poco avanti mezzogiorno, finalmente con gran compagnia. Ma quello che fu degnissimo spettacolo furono 10 squadre armate di cavalli, elette per tutto l'esercito, e molto ornate d'oro e d'argento gli uomini e i cavalli, tra i quali erano tutti capitani e condottieri e capi di squadra. E davanti aveva mandato Pier Brunoro con la fanteria e comandato che pigliasse le porte e le rocche. Egli nel tempio, già detto, sposò Bianca, già prima due volte da lui sposata, ed entrò in Cremona come sposo e principe con somma letizia e salutazione di tutti. E t'alloggiò nella rocca di Santa Croce, avendo, e per divino favore e per sua virtù, conseguito donna illustre, la cui età era d'anni 16, e di bellezza e di costumi eccellente, e una città molto nobile, onde pareva che non invano potessi sperare il principato del suocero. Nei medesimi giorni gli fu concesso Pontremoli, ed insomma qualunque cosa gli aveva promesso Filippo, fedelmente, gli fu osservata fuori dall'opinione di tutti, perciò che era opinione che il duca poco osserverebbe o non niente. Fu incredibile la festa che si celebrò. Molti e vari giochi, somma letizia, furono tutte le botteghe serrate, fatte ferie, magnifichi conviti, giostre e torniamenti. Tutti i cittadini erano insomma letizia, perché pareva loro essere di turbulentissimo stato ridotti a somma quiete e tranquillità, più per opera divina che umana. La piccola e fatiscente antica chiesa non è evidentemente quella che possiamo vedere oggi. Infatti, oltre 20 anni dopo il matrimonio, i duchi di Milano decidono di demolire quel piccolo e antico edificio per costruirne uno nuovo, più grande, con annesso monastero. Bianca Maria è la vera fondatrice di questo luogo. Infatti dota il monastero di beni e li affida ai monaci eremiti di San Girolamo dell'Osservanza, in modo da tutelarli e proteggerli proprio con la propria ombra, col proprio potere ducale. Il 20 giugno del 1463 viene posta la prima pietra di quello che circa un secolo dopo diverrà appunto lo scrigno del manierismo cremonese. La cosa triste purtroppo è che Bianca Maria non vedrà la costruzione terminata, perché muore nel 1468 a soli 42 anni. La sua morte e il mancato rispetto iniziale delle sue volontà rallentano la costruzione. Questo film quindi vive un secondo tempo che comincia intorno al 1488 per poi concludersi entro il secondo decennio del Cinquecento. Quando finiscono le celebrazioni presso la primitiva chiesa di San Sigismondo, quella che verrà abbattuta per fare spazio all'attuale meravigliosa struttura, il corteo nuziale arriva in città.
Abbiamo già spiegato perché le nozze si celebrano fuori dalle mura cittadine, per motivi di sicurezza e per una relazione non proprio tranquilla e amichevole tra il futuro duca di Milano Francesco Sforza e suo suocero, l'attuale duca Filippo Maria. Ma quello che a noi interessa a questo punto è capire che una volta sancito il matrimonio, la città, che era dote di nozze, quindi scelta non a caso come luogo per questo importante avvenimento, anche perché legato ad un interesse economico ma anche di vita e affettivo da parte di Bianca Maria, il corteo si sposta in città e segue un percorso ben preciso, un percorso che permette ai due sposi di, a livello simbolico e a livello generale di visibilità, da una parte prendere possesso della città e dall'altra parte dimostrare il loro potere e far capire ai cittadini stessi che in quel momento la storia era cambiata. Qual è il percorso che i due sposi compiono venuti via da San Sigismondo? Si avvicinano alle mura della città, entrano dalla porta San Michele, che abbiamo già definito e individuato dietro la chiesa, non dobbiamo confonderla con la porta romana, quella arriverà successivamente perché sarà lo spostamento nel 1542 della porta San Michele, che quindi si trovava dietro la chiesa, e da lì, percorrendo poi quella che noi chiamiamo via Gerolamo da Cremona ma che in realtà era la Postumia, quindi venuti via da San Sigismondo, prendono un pezzo di strada che coincideva con l'antica Postumia in esterno, passano dalla porta San Michele, percorrono la strada che di Gerolamo da Cremona, vecchia Postumia, arriva in piazza. Arrivano quindi nella piazza dove si trova la cattedrale e qui assistono alla messa. Quindi naturalmente non dobbiamo pensare che fosse solo un atto di fede. L'atto di cerimonia del matrimonio viene celebrato fuori città, in città assistono alla prima messa da nuovi signori di Cremona. E quindi quello è anche un modo, definiamo, istituzionale, legato all'evento religioso, alla celebrazione religiosa, per ulteriormente sancire il proprio dominio sul territorio e il proprio dominio su Cremona. Da qui poi, naturalmente, luogo deputato all'accoglienza anche di numerose persone per celebrazioni, manifestazioni di potere in questo caso, il percorso riprende e da qui passano per la Platea Parva, la piazza piccola, dopodiché imboccano la strada Magistra, quella che per noi adesso è Corso Campi, un pezzo di corso dell'attuale Corso Garibaldi, fino ad arrivare al castello. Quando si arriva presso il castello, il castellano, il governatore quindi del castello e in parte anche della città per quanto riguarda l'ordine pubblico, dona le chiavi del castello a Francesco Sforza. Donare le chiavi del castello era un po' come dire: ti diamo in mano le chiavi della città. Che cos'ha di così importante questo percorso? È un percorso che permette di attraversare fondamentalmente l'intera città, di passare i punti più importanti della città dal punto di vista istituzionale, politico, religioso ed economico, di arrivare nel punto che è il punto nel quale si conserva e si gestisce, dicevamo, l'ordine pubblico, la gestione dell'intera città, attraversandola per intero, quindi prendendo possesso con lo sguardo di tutte quelle che sono le strutture presenti in questa città. Un attraversamento in diagonale che permette quindi di dire: io sono il nuovo signore, da questo momento la città è mia. Per terminare il discorso sull'origine della chiesa dobbiamo spostarci qui in corrispondenza della prima cappella di destra, perché abbiamo dei dettagli che ci permettono di
ricostruire appunto alcune delle pagine della primissima vita di questo edificio. Il primo oggetto è questa pietra che si trova incastonata in una bellissima struttura che ci permette di ammirarla a 360 gradi. È la pietra di fondazione della chiesa. Lungo tutti i lati corti possiamo leggere delle iscrizioni e sulle facce principali vediamo delle raffigurazioni. In particolare qui vediamo raffigurati due santi a cui la chiesa è legata: San Sigismondo, proprio il dedicatario della chiesa, e San Gerolamo, che era il santo di riferimento dell'ordine dei monaci che hanno retto questo monastero per secoli. E San Sigismondo lo vediamo raffigurato come un re, porta la corona, l'aureola e porta con sé la palma del martirio. È infatti un re barbaro, un re orientale che è stato martirizzato a causa della sua conversione. E invece poi abbiamo San Gerolamo, il dottore della chiesa, che è raffigurato con i suoi abiti, con le vesti cardinalizie, e è accompagnato da un libro a ricordarci la Vulgata, cioè la traduzione che lui ha fatto della Bibbia in latino, e da un leone che la tradizione vuole essere stato suo compagno durante l'esperienza del romitaggio, dopo che il santo l'avrebbe curato togliendogli una spina dalla zampa. Sull'altro lato, giriamo la pietra, vediamo invece lo stemma visconteo sforzesco. Abbiamo il biscione visconteo rappresentato due volte, quindi questa sorta di serpe che stringe tra le fauci un uomo ed è coronata, ma l'altro simbolo è quello dell'aquila imperiale donata a Gian Galeazzo Visconti dall'imperatore Venceslao. Non da ultimo vediamo le iniziali Bianca Maria, che è veramente la vera committente di questo edificio. Non è finita qua, perché a pochi passi di distanza vediamo un altro dettaglio che ci racconta l'origine della chiesa, ma soprattutto ci testimonia la vita quotidiana della fine del 400. Sto parlando di due ampolle, una destinata a raccogliere e portare il vino, l'altra l'olio, e che sono state ritrovate all'interno di un abitacolo di mattoni sotto la facciata della chiesa durante gli anni 60, negli anni 60, a circa 2 metri di profondità. Ora, si tratta di stoviglie della fine del 400, una di esse porta ancora la chiusura sigillata ermeticamente, l'altra porta i resti di un tappo di sughero. Ma al di là del significato, come dire, documentario rispetto alla vita di tutti i giorni, o meglio, un servizio magari di un certo livello delle stoviglie del 400, appunto, è importante anche il loro significato simbolico. Il vino, l'olio si collegano ancestralmente a un ideale di vita, di nutrimento, di ricchezza, di prosperità, e quindi sono sicuramente da legare a un rituale benaugurante nei confronti del futuro dell'edificio. Thank you.
rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.